La divisione in sezioni e compiti di Stanislavski applicata alla serie televisiva Il commissario Montalbano, episodio Il gatto e il cardellino. Oggi tratterò il tema della suddivisione in sezioni e compiti di Stanislavski applicata a un monologo tratto dalla serie televisiva Il commissario Montalbano, episodio Il gatto e il cardellino. Regia di Alberto Sironi. Si tratta del personaggio di Erminia. Anzitutto ho imparato il monologo a memoria, cercando di comprenderne a fondo, ogni battuta. Dopodiché, ho suddiviso il presente monologo in 14 sezioni, vale a dire in 14 parti, facendo più semplicemente una stanghetta con la penna e mettendo, vicino a questa stanghetta più semplicemente un numerino, 1, 2, 3, 4 e così via, vale a dire per ogni sezione. Dopodiché a ogni sezione ho dato un titolo generale e per ogni sezione ho individuato un compito, cioè come nei fatti io devo interpretare quel titolo generale. Su questo monologo, cioè il personaggio di Erminia, ho fatto un video pubblicato in data 2 giugno 2023, quindi il video comunque ve lo potete andare a rivedere e confrontare l'interpretazione con l'analisi del testo, la suddivisione in sezioni e compiti. E adesso facciamo insieme l'analisi del testo, cioè la suddivisione del presente monologo in sezioni e compiti. Andiamo quindi a trovare la prima sezione. Allora, la prima sezione è questa. Vede, signor commissario, e questa è la prima sezione. Allora, quale titolo ecco io ho dato alla prima sezione? Io ho dato come titolo Occhiali molto spessi. Qual è il compito relativo a questa prima sezione? Mostro al commissario lo spessore dei miei occhiali, le lenti piuttosto grosse. Adesso andiamo a cercare la nostra seconda sezione. Io poco ci vedo. Naturalmente qui non sto a interpretare, quindi non vado neanche alla dizione, cioè al modo in cui dovrei pronunciarlo, perché questo comunque è un monologo in siciliano, quindi lo leggo più semplicemente, quindi seconda sezione, io poco ci vedo. Allora, quale titolo ho dato a questa seconda sezione? Miopia e presbiopia. Il compito? La miopia e la presbiopia sono elevate, per questo vedo poco. Quindi ho dato questa spiegazione che mi aiuterà a interpretare al meglio le varie battute, ogni singola battuta. Andiamo a trovare la nostra terza sezione. E non mi ero accorta di niente. Quindi, come vedete, io ho messo una stanghetta alla fine della battuta con il numerino 3. Andiamo a trovare questa nostra terza sezione, quindi il titolo sezione 3. In principio non ho visto nulla, quindi questo è il titolo sezione. In principio non ho visto nulla. Il compito, quindi come devo interpretare questo titolo generale nei fatti? Inizialmente non mi sono accorta di ciò che stava succedendo,
Non me ne sono resa conto perché vedo poco. Adesso andiamo a trovare la nostra quarta parte. Finché non ho sentito la voce di quell'uomo mascherato. Quindi il titolo sezione della quarta parte, qual è? Quindi il titolo sezione, la voce di quell'uomo mascherato, il compito. Improvvisamente ho udito la voce di quell'uomo mascherato e mi sono così resa conto che era una rapina. Adesso andiamo a trovare la nostra quinta sezione, vale a dire la nostra quinta parte. La andiamo a trovare nel testo. Sì, che mi teneva puntata addosso. No, no, ho sbagliato. Solo allora ho visto quella pistola che mi teneva puntata addosso. Quindi solo allora ho visto quella pistola che mi teneva puntata addosso. Il titolo sezione 5, numero 5, la pistola. Il compito, la pistola puntata contro di me. E qui largo alla nostra immaginazione. Immaginiamo che questa cosa sia reale, che ci stia accadendo veramente. Questo è importante. Adesso andiamo a trovare la nostra sesta sezione. Mentre mi strappava la borsetta. Quindi il titolo sezione. Scippo. Il compito. Mi ha scippato. Dentro la borsetta c'erano i soldi per fare la spesa. E qui ho dato largo alla mia immaginazione, perché in realtà non c'è scritto, non c'è scritto da nessuna parte. Io ho immaginato, e così dovete fare voi. Dovete immaginare. Adesso vado a trovare la mia settima parte o settima sezione. La pistola sparò. La pistola ha sparato, il titolo. Oppure potete anche utilizzare un titolo più breve, sparo. Pallottola. Questo è solo perché ci aiuta a noi a interpretare al meglio la parte, non è che noi lo dobbiamo imparare a memoria. La pistola ha sparato due colpi. Quindi questo è il compito. La pistola ha sparato due colpi. Adesso andiamo a trovare l'ottava parte o ottava sezione. E io caddi svenuta. Allora, il titolo sezione, sono morta. Il compito, in seguito lo sparo, sono morta. Ok, adesso andiamo a trovare la nostra nona parte. Santa Eufemia Bella mi ha salvato. Quale titolo sezione ho dato? Santa Eufemia. Il compito, Santa Eufemia mi ha resuscitato, ha fatto il miracolo. Adesso andiamo a trovare, la nostra decima parte. Quindi il numero 10. Per via della devozione che le porto. Qual è il titolo? Sono devota a Santa Eufemia. Il titolo, oppure potevamo scrivere, volendo, possiamo scrivere devozione a Santa Eufemia più semplicemente, o più semplicemente devozione. Il compito. Quindi come devo andare a interpretare questo titolo generale? Sono molto devota a Santa Eufemia, prego tutti i giorni Santa Eufemia. Quindi dimostro la mia devozione, il mio voler bene a Santa Eufemia.
Andiamo a trovare la nostra undicesima parte. Perché quando io ho sentito lo sparo, questa è la nostra undicesima parte. Ah no, no, scusate, perché quando io ho sentito lo sparo, io ero già morta, commissario, ero già morta, quindi ripetiamo la nostra undicesima parte. Perché quando io ho sentito lo sparo, io ero già morta, commissario, ero già morta. Questa è la nostra undicesima parte. Quale titolo abbiamo dato? Ha sparato. E qui diamo largo alla nostra immaginazione. Immaginiamo un delinquente che tutta una volta si presenta ai nostri occhi. Ha sparato. Il compito? Quel delinquente mi ha sparato a distanza ravvicinata. Come potevo non morire? Quindi lei pensa, il personaggio pensa di essere morta. Ah no, scusate, scusatemi, ho sbagliato, sono andata al 12, no, torniamo all'11. Ero morta. L'11 è ero morta. Il compito, quando ho sentito lo sparo, ero già morta. Quindi questo è l'11. Poi andiamo a trovare la nostra dodicesima parte. Quel delinquente mi aveva sparato a meno di un metro, quindi questa è la nostra dodicesima parte. Il titolo 12, sezione 12, ha sparato. Il compito, quel delinquente mi ha sparato a distanza ravvicinata, come potevo non morire? Quindi questa è la 12. E ora andiamo a trovare la 13, la sezione numero 13. Ma come ho fatto a non prendermi? Ma come ho fatto a non prendermi? Sì, questa è. La tredicesima parte è questa, ma come ho fatto a non prendermi? Andiamo a trovare il titolo della tredicesima parte. Il proiettile non mi ha colpito. E il compito, il proiettile non mi ha colpito, eppure mi ha sparato a meno di un metro. Ora andiamo a trovare l'ultima parte, la quattordicesima. Questa, sì, Santa Eufemia, devo ringraziare Santa Eufemia mia, che mi ha salvato la vita. Questa è la nostra quattordicesima parte. Il titolo, Santa Eufemia mi ha salvato. Oppure possiamo, per accorciare, potevamo dire anche la salvezza. E il compito, Santa Eufemia mi ha salvato la vita. E questa è l'analisi che io ho fatto di questo monologo, l'analisi del testo, la suddivisione in sezioni e compiti. E perché faccio questa analisi? Perché mi aiuta meglio a interpretare il monologo che io, ecco, ho imparato, no? Io mi sono accorta della differenza da quando non facevo queste analisi. E da quando ho cominciato a fare l'analisi, mi sono resa conto che è fondamentale, perché mi aiuta meglio a comprendere le ragioni, le motivazioni che spingono il personaggio a comportarsi in un determinato modo. E poi mi aiutano a me a dare largo alla mia immaginazione. Naturalmente tutta questa analisi non va imparata, questa va letta più volte, magari per alcuni giorni, poi ci rimarrà impresso il significato e magari ci farà venire in mente anche dei ricordi nostri personali.
riguardo a un determinato fatto, magari quello che è successo al personaggio, è successo anche a noi e via dicendo, insomma. Grazie dell'attenzione.